drift away. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sponsorizzazioni. Vorrei iniziare salutando Gaming World, Ile che mi ha chiesto di essere sponsorizzata, Zunino, Jandomville Gameplay, Aredic, TMF, Lele, Flavio, Dennis Manoni, Eugenio Interista e Mansak. Ciao a tutti. Oggi ci troviamo di nuovo in campagna. Un saluto a tutti i nuovi iscritti al mio canale, grazie di cuore per il supporto. Approfitto oggi di fare una passeggiata, di camminare un po' nel bosco perché da domani pioggia, speriamo di no. Purtroppo tutte le volte che si va in ferie succede questo. Sotto questo video fate alcune domande rivolte a me e poi io vi risponderò al prossimo video. Mi farebbe piacere questo, un modo un po' diverso per interagire con voi. Guardate che meraviglia! Queste sono more. La natura oggi ci offre questo. Buonissimo. Qui principalmente possono trovare tantissimi alberi di castagno, nocciolo, more, lamponi e funghi. Per lo più porcini. La natura è qualcosa di meraviglioso, mi raccomando, rispettatela sempre, perché noi senza la natura siamo nessuno. Una mia iscritta mi ha chiesto di fare un video della routine del giorno qui in campagna, però diciamo che la maggior parte delle cose le ho fatte, come tagliare erba, sistemare gli alberi. Ecco, l'unica cosa che farò oggi di diverso è la brace, che ne ho particolarmente voglia, buonissima. E a voi piace la natura? Fatemelo sapere in un commento. Ieri mentre ero in viaggio verso la montagna, appunto, ho incontrato una volpe bellissima. Era notte, non sono riuscito a fare il video perché è scappata in tempo proprio rapidissimo. Mi è dispiaciuto perché volevo farci un video e portarlo. Peccato. Un clima totalmente diverso, è bellissimo qui. C'è fresco. Stanotte è stato particolarmente fresco. Infatti ho dormito con la coperta. Molti mi diranno che sono un pazzo, però c'era freddo. Bellissimo questo scarabeo. Qualcuno di voi sa che specie è? Fatemelo sapere in un commento. Lasciamolo stare vicino. Vedete questa pianta a foglie larghe? Quando è presente questa significa che c'è dell'acqua nelle vicinanze, ed è vero perché in effetti qua sotto c'è uno stagno, c'è un fiumiciattolo con pochissima acqua e proprio nasce lei perché appunto c'è dell'umido che non è terra mai asciutta, quindi spunta fuori lei.
Gli alberi che si possono incontrare qui sono castagni, noccioli, faggi, pini e tanti altri delle nostre altezze. Qua sono circa 890 metri di altezza. La fauna che si può incontrare invece è cinghiale, capriolo, cervo, daini in genere, talpe, volpi, lupo. Un po' di tempo fa mi è capitato proprio qui di trovare un esemplare giovane di lupo, bellissimo. E non è vero che attacca l'uomo, attacca solo se in branco, e è più facile che attacchi un cane piuttosto che un lupo. Quindi sono tutte leggende queste. Noi non siamo la carne preferita del lupo. Ebbene, yes, ragazzi. Il video delle sponsorizzazioni finisce qui. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo con un prossimo episodio, sempre di sponsorizzazioni, sempre di vlog, se vi fa piacere. Lasciate un like che è sempre gradito, un saluto a tutti e ciao alla prossima!